partita che non si sblocca, il pareggio si sta per materializzare. Poi finalmente entra in gioco la fantasia di Francesco Moriero a dare la svolta decisiva. È l'11 gennaio 1998. Checco Moriero è un grande amico, un grande uomo, e ha fatto quell'anno una stagione straordinaria. Anche lui è arrivato in nazionale con la partita col Piacenza, una partita complicata, difficile. Quella giornata lì faticavamo un po', le partite di mercoledì. E c'era qualcuno, Moriero, tra gli altri, che esageravano nel cercare di risolvere la partita da soli. Per il tipo di gioco che facevo io, lui per me era fondamentale e aveva questo slalom nelle sue caratteristiche che faceva molto bene. La partita non si sbloccava e ci voleva l'invenzione di un grande giocatore. E io lo richiamavo, gli urlavo: da via sta palla, gioca due tocchi. Da via, non dribblare. Allora alla fine della partita, nelle dichiarazioni, ha detto: sì, il gol è stato bello, però spero di non prendere la multa per questo, perché Simone mi continuava a dire di dar via la palla e io invece tenendolo ho fatto questo tipo di capolavoro. Alla fine del primo tempo il miss mi aveva detto di giocare più semplice, io ho fatto il contrario e ho fatto gol. Moriero alla fine racconta la sua bella favola. Tramezzani mi ha dato le spalle, ho cercato così di fare l'1-2 con Branca, è stato bravissimo a farmi spazio, ho visto il buco, mi sono buttato dentro, poi ho preso il tempo al portiere ed è andata dentro. Era un Moriero ispiratissimo che nel gioco di Gigi Simoni rappresentava una pedina cardine per lanciare Ronaldo. Qui fa un'eccezione e fa lui Ronaldo, dribblando praticamente mezzo Piacenza. E Moriero lì ha fatto un dribbling saltando 3 o 4 giocatori e poi ha piazzato questa palla di incrociare sul secondo palo e abbiamo vinto la partita. Ma è stato tutto l'anno straordinario giocato da Francesco Moriero, incredibile, ha fatto un anno stupendo.